Konnichiwa minasan, Umbrella qui il mio canale, sono come sempre Giappo Gamer e come potete ben vedere siamo qui su Guilty Gear Revelator. Ultima novità per quanto riguarda il panorama di picchiaduro giapponesi. Oggi in modalità battaglia arcade episodi andremo a conoscere uno dei nuovi personaggi per quanto riguarda questo Revelator, cioè Leo White Fang, eccolo qua. Modalità stylish. Vediamo un po' a scoprirlo, un po' a conoscerlo di più, perché anche io ne so veramente poco. Vediamo un po' cosa racconta la sua storia. Dai, ci fu un incidente qua. Capirà, già iniziamo bene, eh? Al secondo re. Ovviamente servono delle guardie di sicurezza al trono, ovviamente per il re. Ecco il nostro Leo, 9 novembre 2187. Credo che lui sia, insomma, la guardia del corpo reale, credo, eh. O comunque comandante della giardineria reale, insomma. Del corpo, oddio, del corpo di polizia reale, comunque qualcosa del genere così, credo, eh. Oddio, ma che caspita chiama? Ma che è? In Finlandia. Ma tocca investigare, sì, bisogna investigare, assolutamente. Arigato. Dai, dai che è venuto il momento di combattere, eh. Primo stage contro Slayer. Eccolo, il grande Leo con tutta la sua potenza. Mamma mia, che quattaggine. Dall'altra parte ci sta Slayer, che è un noto vampiro. Eccola là, povera ragazza, porella. Mamma mia, attacchiamo subito, aggrediamolo. No, cavolo, vieni qua, su. Non ci provare, brutto vampiro. Vieni qua, così. Vai così, vai, grandissimo Leo. Mettiamolo all'angolo, mettiamolo all'angolo. Slash, yatta, yatta, bene così. Grandissimo. Bene così, bene così. Dandismo? Eh sì, mi sa che è un po' dandy sto Slayer, eh. Vabbè, comunque dai. Il primo è andato. Secondo stage contro Zato 1. Mamma mia, ma che caspita è? Madonna, che personaggio. Siamo all'Opera House. E prendi questo così. Oh, acci tua. Vai là. Dai, su Zato, grandissimo. Vai Leo, così. Bravo. Ah, cavolo. Grandissimo al volo.
No. Facci tua. Vieni qua, così. Yatta, bene, bene. Ottimo così, ottimo così. Neanche Zato è andato. Fatto pure la rima, tra l'altro. Va bene, va bene. Terzo stage contro Miglia Rage. Eccola qua, la biondissima Miglia. Vai così, aggrediamola subito. Vai così. Vai così, Leo, grandissimo. Bene così, bene così. Ok, quarto stage contro Venom. Ah, sei pure professionale, eh? Beh, tocca vedere chi è più professionale, caro Venom. No, no, no. Vieni qua, vieni qua. Scivoloso Venom. Vieni qua, così. Vieni qua, così. Ok, benissimo così. Quinto episodio contro Kai Kisk. Eccolo qua col suo spadone. Vediamo chi avrà ragione tra i due, eh? Vieni qua, Kai. Così. No, 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 no. Vieni qua, fatti prendere. No, 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 no. Yatta, yatta. Mamma mia, che aggressione. Grandissimo Leo, così, così. Vai col tuo libro nero. Ok, sesto stage contro Jam. Che vuoi comprare casa? Eccola qua in tutto il suo splendore, però è carina sta gemma. Sentite qua il grandissimo Daisuke Ishiwadare con le sue musiche rock, veramente rock metal.
E vieni qua, già. Prendi questo, così. No, 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 non ci dar fuoco. Vieni qua, così, chiudiamola all'angolo. No, 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 no. Ma dai, però. E non ti parare. Bene così, bene così. Yatta, yatta. Grandissimo Leo, così, così. Ok, settimo stage contro il Dr. Faust. Però. 16 novembre 2187. Che accade? È un sogno, dice. Moto Genloin no leader, Taizai nin Kronos to mumenkyo no yamisha no youni mieru ga. Ah, è un sogno, eh. Beh, però boh. Comunque sì, potrebbe anche essere un sogno, chi lo sa. Appunto, che pensi siamo dei cretini? Dai, che sappiamo che sei un criminale. Dai, dobbiamo fare giustizia qui, eh. Mamma mia, che personaggio, Faust. Vieni qua subito, aggrediamolo. Andai su, Faust. Sta buonino. No, 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 che stai a fare? Pesca miracolosa qua. Vieni qui, così. Aio, aio. No, dai, non ci bruciare. Bene così, bene così. Grande Leo. Dannazione, se n'è andato, è scappato, Oddio, oddio. Che figata che ci sono gli spiriti. Oddio, che figata. Che spettacolo di gioco, veramente incredibile. Poi una grafica veramente inchiodata ai 60 frames per secondo, è veramente qualcosa di spettacolare, veramente spettacolare. Ok, ottavo stage contro Johnny. Novembre sempre del 2187. Chi caspita siete voi? Ah, il leader dei jellyfish, dei pirati jellyfish. Bravo, bravo, attaccalo subito Leo, così, così. Ecco appunto, vogliamo catturarti. Sei un ricercato, caro Johnny, eh. Ok, inizia il combattimento. Vieni qua, dai, su. Ma dai, non ci prendere. Vieni qui, così. No, 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 così no, Che sei un po' Zoro tu, Prendi questo, vai, pirati, pirata. Da strapazzo.
Vai così, aggrediscilo, sì! Yatta, yatta! Bene, bene, abbiamo pure sbloccato un colore per il nostro personaggio. Oh cavolo! E Yun, che cazzo ci fai qua? Scusa se ti abbiamo disturbato, non vogliamo fare casino, però. Beh, rispettiamo la famiglia Kun. Scusa per il casino, ma sai com'è, dobbiamo battere questo pirata da strapazzo, Scusa la situazione, insomma, di gravità. Ma ok, bene. In conclusione. C'è un disturbo? Che tipo di disturbo è? Tocca infatti investigare, analizzare, prendere dati, giustamente. Per il bene della nazione, giustamente, per il bene della nazione. Ah, pure il mondo intero. Capirà, andiamo bene qua. E va bene, eccoci qui, arrivati ai titoli di coda per quanto riguarda questo Guilty Gear Revelator e anche per quanto riguarda questo episodio. Bene, se questo stesso episodio vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like, commentate, fatemi sapere la vostra, ad esempio, qual è il vostro personaggio preferito. E se potete anche condividere questo episodio nei vostri social network, sarei veramente molto molto felice. Bene, così allora dal vostro Giappo Gamer è tutto, sayonara ne, e al prossimo episodio.